lo slogan «Il tirocinio non è schiavitù», gli studenti dell'ODU, l'Unione degli Universitari di Firenze, hanno manifestato sotto la sede del Consiglio regionale, dove era in corso la seduta d'aula, per protestare contro l'eliminazione della cosiddetta borsa degli infermieri, ovvero assegni di studio per coloro che seguono i corsi di infermieristica e svolgono tirocini gratuiti negli ospedali e strutture sanitarie. Era un rimborso, perché erano circa 5.000 euro in 3 anni a fronte di 1.800 ore, quindi veniva una media molto bassa ad ora, però era un rimborso che poteva essere utile per i fuorisede che devono prendere una casa in affitto per venire in tirocinio, per gli studenti che provengono da famiglie disagiate e quindi non possono permettersi magari un mezzo ogni giorno, non possono permettersi di poter mangiare fuori a ogni turno. Ci è stato tolto anche questo e noi siamo stanchi di frequentare un corso di laurea che non ci aiuta e che invece di insegnarci ad essere persone ben formate per assistere il paziente ci obbliga a correre. Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Toscano, Stefano Scaramelli, ha incontrato i manifestanti e ha annunciato che una delegazione sarà ascoltata dalla Commissione nei prossimi giorni. Loro vedono venir meno, diciamo, una forma di remunerazione, di rimborso spesa fondamentalmente dell'attività che loro svolgono. Loro suppliscono in gran parte dei casi le carenze anche da parte nostra rispetto agli organici degli infermieri e c'è una sproporzione. Oggi rispetto alla loro fatica, al loro lavoro, fanno oltre 1.800 ore in 3 anni, non troverebbero più nessuna forma di rimborso. Questo potrebbe rendere le nostre scuole più deboli rispetto di altre regioni, quindi l'impegno mio è di portare tutta la Commissione ad ascoltare quella che è la loro esigenza.